Nuova puntata di Scenari, ciao Aurora, perché ridi? Perché sorridi? Perché sono felice quando sono con te, Luciano, e con tutti voi soprattutto. Buonasera a tutti, benvenuti a Scenari. Come sempre anche oggi tanti consigli su spettacoli, eventi e non solo. Mi raccomando, voi seguiteci però anche su Instagram, ci trovate come Scenari Telenova. Ritorna il Vintage Roots Festival, fermo da 6 anni, sarà la città di Melzo ad ospitare la sua 11ª edizione. Un festival che tratta la cultura di musica e costumi nordamericana tra il 1930 e il 1960, quando Aurora nasceva, più o meno in quel periodo. In quel periodo lei dice sempre sì, ci rimane male, ma è fanciulla, è una fanciulla. Saluti, non c'ero neanch'io, anche se sembra. Salutiamo Davide Bianchi, il presidente dell'associazione culturale Vintage Roots, per farci raccontare qualcosina in più di questa 11ª edizione. Presidente, benvenuto. Grazie mille, ciao. Beh, allora, che dire, siamo fermi da 6 anni, quindi siamo emozionati perché stiamo riprendendo, insomma, quindi abbiamo dovuto cambiare paese, anche se siamo stati accolti molto bene, e quindi diciamo siamo anche noi ansiosi e speriamo nel tempo, questo è chiaro. E niente, poi hai detto tu, trattiamo la cultura di musica e costume dagli anni 30 agli anni 60, quindi dalle radici del rock and roll in pratica, quindi tutta la roots music, blues, country, rhythm and blues, western swing e quant'altro, quindi la musica è sempre accompagnata dal ballo e quant'altro. Eh sì, 10 live concert, DJ set sino a tarda notte, American Car Contest con spazio riservato alle autovetture americane prima del 1962, pensate un po', poi corsi di ballo, Lindy Hop e Boogie Woogie gratuiti nei pomeriggi di sabato e domenica, esibizioni di ballo nell'intermezzo dei concerti in tutte e tre le serate. Insomma, un grande appuntamento. Io sono curioso di vedere però le macchine degli anni 50, perché uno poi pensa a Grease, uno pensa subito, no? Viene catapultato subito in quel periodo americano, colpa dei telefilm, siamo cresciuti con i telefilm americani, quindi... Sì. Beh, allora, diciamo che noi abbiamo creato questo spazio dal primo anno per tutti gli amici, insomma, diciamo che chi è appassionato di questo periodo storico, c'è chi è più legato alla musica, c'è chi è più legato al ballo, c'è chi è legato magari alle macchine, alle moto e quant'altro. Quindi abbiamo creato da sempre uno spazio per queste macchine americane, pre-62, perché la musica dal 63 in poi è diventata un po' meno statunitense e un po' più inglese, se vogliamo, perché nel 63 nasce il beat inglese, quindi c'è l'avvento dei Beatles, Rolling Stones e quant'altro, quindi la musica diventa un pochino più europea, se vogliamo. E quindi loro hanno il loro spazio per venire lì, parcheggiano, le macchine sono custodite e si godono il festival in tutta tranquillità. Hai capito, Aurora? Mi sembra davvero molto interessante. Abbiamo visto ci saranno tanti eventi tra danza e anche io ho letto lo street food, se non erro, per la felicità di Luciano e di tutti noi. Vero? Sì, ci saranno... diciamo che noi... Brava, scusami se ti ho interrotto. Finisci, no, 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 finisci. Prego, prego. No, dicevo, diciamo che noi cerchiamo sempre... Allora, il festival, Vintage Roots Festival, nasce con due scopi, no? Sicuramente quello della cultura, e ne abbiamo da vendere. Se pensiamo che la musica diciamo non commerciale veniva chiamata race music dalle major, quindi dalle etichette major ai tempi, no? Quindi il rock and roll è diventato di tutti, insomma, ecco, quindi di cultura ne aveva veramente da vendere, possiamo parlarne, no? Ma sicuramente una delle cose per cui nasce il progetto è quello di rifare vivere un po' i centri dei nostri paesi, che con l'avvento un pochino dei centri commerciali, diciamo che sono stati un po' penalizzati.
Quindi negli anni non siamo mai scesi a compromessi e abbiamo sempre deciso di non portare il festival all'interno di fiere, ma di mantenerlo sempre nei centri storici. Adesso a Melzo siamo stati accolti bene, quindi questo per dire che la realtà, la ristorazione che troverete a Melzo sarà fatta praticamente da attività locali e non da food truck. Ah, che Questo bello. è Questo ci fa quasi davvero sostanzialmente. piacere. E poi, tra l'altro, Vintage Roots, prima di essere un festival, è un'associazione, appunto, culturale che dà vita a diverse iniziative durante l'anno. Ad esempio, avete tenuto anche dei corsi di ballo, come il Jive, che è appunto un ballo di coppia in pieno stile anni 50. Quindi, anche l'anno prossimo pensate di riproporlo, perché così io e Luciano ci mettiamo d'accordo e veniamo, insomma. Allora, sì, No, siamo dire sì, per un'associazione me no. culturale. Ma è bellissimo, Ma il Jive lei, è, quello, io non sono è in il ballo grado. tipico, stupendo, Ma folcloristico. devono fare miracoli con me. Ma no, ma adesso sentiamo cosa ci dice il Guarda, presidente. allora Luciano, ti sbarco, ti serve un assist. Bravo. Abbiamo sempre, da sempre, facciamo i nostri corsi di ballo, non in scuole di ballo, ma sostanzialmente in birrerie. Ah, bene. Quindi. E quindi cosa succede? Che alla fine le persone vengono lì, passano la loro oretta e poi si fanno la loro birrettina. Quindi diciamo che l'aggregazione è lo spirito vincente con cui si va a ballare. Allora verrò, con questo invito vengo sicuramente. Un'edizione smart rispetto al passato per questa ripartenza, non mancherà nulla rispetto alle precedenti edizioni, però ci sarà solo il palco centrale. Dal 28 al 30 giugno a Melzo ritorna il Vintage Roots Festival, quindi una grande occasione per vivere qualche giorno con la musica, con la cultura, con il ballo e con le autovetture d'epoca, tra l'altro. Questa è una cosa che a me appassiona Bellissimo, molto, molto, molto. molto, molto. Va bene, Grazie grazie mille. Presidente Davide Bianchi dell'Associazione Grazie a Culturale lui, eh. Vintage Roots. Alla È prossima, stato saremo un qui. piacere. Saremo Grazie. qui, anche noi, cara, per tutti gli spettacoli possibili e immaginabili. Tra poco mandiamo anche la tua comunione. La tua comunione è stata emozionantissima, come tutte, ma la tua in particolare. Sì. In scena al Teatro Elfo Puccini di Milano, l'arte di ascoltare i battiti del cuore, sabato 29 giugno alle 20:30 al Teatro Elfo Puccini, quello in corso Buenos Aires. Abbiamo collegato Fred Sant'Ambrogio che ci vede, eccola qui. Ciao Fred. Buongiorno, buongiorno. Piacere, Allora, buongiorno. raccontiamo qualcosa in più di questo spettacolo, un'opera contemporanea ispirato all'omonimo romanzo di successo di Senker, pubblicato in Germania. Però dici qualcosa tu, io non voglio poi leggere cose, tu ci dici il cuore di questi battiti. Allora, sì, diciamo che il romanzo di Jan-Philipp Senker, L'arte di ascoltare i battiti del cuore, è un romanzo molto bello, pubblicato in Italia da Neri Pozza, che ci aveva già appassionato anni fa e io avevo provato a chiamare l'autore, il quale è stato gentilissimo e mi aveva invitato a Berlino e mi aveva detto sì, il progetto mi interessa, andate pure avanti. Quindi siamo finalmente andati avanti, c'è stato in mezzo il Covid e quest'anno abbiamo deciso di proporlo come progetto formativo. Noi abbiamo una volta all'anno, noi siamo una compagnia di opera contemporanea, ci chiamiamo OP 64 Solo Canto e produciamo opera contemporanea. Una volta all'anno abbiamo un progetto formativo che chiamiamo Opera Lab, che racchiude, diciamo, noi uniamo il coro di voci bianche ai professionisti. E quindi abbiamo pensato di trasformare il romanzo di Senker per questo progetto, per alcuni motivi particolari. Il primo è che è un romanzo che parla di amore, parla di superamento delle difficoltà, parla di una modalità di affrontare la vita positiva e veramente di superamento delle difficoltà. E abbiamo pensato che abbinarlo al nostro progetto formativo con i ragazzi fosse molto importante. E quindi abbiamo iniziato scrivendo il libretto che ha scritto Cinzia Mela, le musiche sono state composte da Daniela Nasti e Monica Nasti e poi abbiamo iniziato a lavorare. Ovviamente siamo in prova dal 10 di giugno con un gruppo di circa 30 ragazzini e ragazzine
e alcuni professionisti, tra i quali ci sono Erika Urban, che è un'attrice e che interpreterà il ruolo della lettrice, Aurora Cimino, che interpreterà il ruolo della, della protagonista del romanzo, che è Giulia, e poi ci sono due danzatori, come vedete qui, che sono Pablo Ezechiel Rizzo, che è anche il coreografo, e Chiara Carducci. Chi vedete adesso nella foto sono Irina Solinas e Sandeep Das. Sandeep Das è un suonatore di tabla indiano pazzesco, che ha, si è entusiasmato al progetto formativo e ha deciso di venire da Boston. Arriverà il 26 per unirsi a suonare con noi. Era entusiasta del progetto e dell'integrazione dei ragazzini con i professionisti. E quindi verrà con noi e sarà un'esperienza magnifica. Lui è stato il fondatore. Forse abbiamo qualche problema con la... bloccato, era tutto molto interessante, sì. Tutto molto liscio, fluido, purtroppo si è bloccato. La tecnologia a volte non ci supporta, caro Luciano, però abbiamo capito che davvero si tratta di uno spettacolo completo, perché come giustamente ci diceva la regista, è uno spettacolo in cui c'è musica, canto, parola, danza, ed è la traduzione in teatro di quello che è stato un romanzo del 2008, che chiaramente tratta soprattutto il tema delle differenze tra Occidente, Oriente, e il fatto che l'amore libero e fuori dagli schemi va oltre qualsiasi confine. Quindi... Sì, anche perché la storia di un giovane birmano non vedente e di una ragazza birmana affetta da disabilità motorie, il cui amore trasforma le loro vite. Ecco perché i battiti del cuore, naturalmente, l'amore... Sempre importante, certo, cara sì. Aurora. Diamo anche un'informazione utile a chi ci segue, perché il 29 giugno ci sarà questo spettacolo, lo ripetiamo, al Teatro Elfo Puccini. Però il giorno prima, il venerdì 28 giugno alle ore 18:30 al Teatro Franco Parenti, il pubblico potrà incontrare l'autore Jan-Philipp Sandker, qui pensavo è tedesco, quindi la pronuncia è questa, che presenterà il suo romanzo a tutti voi, e quindi è un modo anche per conoscere la storia a 360 gradi dalle parole di chi l'ha scritta, e poi il giorno dopo arrivare, diciamo, pronti allo spettacolo. E quindi in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano, L'arte di ascoltare i battiti del cuore, sabato 29 giugno alle 20:30. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la regista Fred Sant'Ambrogio. Purtroppo ogni tanto la tecnologia fa i capricci. C'è la regista, sì, ce l'abbiamo, Fred. Allora, abbiamo fatto noi un po' il punto della situazione in conclusione, sì, perché ogni tanto sì, la tecnologia fa i capricci, anche se nel 77 Bravi. Abbiamo mandato una sonda, il Voyager. Ce l'abbiamo fatta, e invece queste cose... Nel 24 siamo ancora, no, dici... In conclusione, anche se abbiamo raccontato anche noi qualcosina in più. Esatto, quindi in conclusione siamo felicissimi di essere nel mezzo delle prove e di presentare l'opera il 29 al Teatro Elfo Puccini. Vi aggiungo che l'autore sarà presente, e il giorno prima, il 28 alle 18:30, saremo ospitati dal Teatro Franco Parenti per un incontro col pubblico. E anche questa è veramente incredibile, perché esatto, l'autore sì. È stato di una gentilezza notevole e si è prestato a venire entusiasta a seguire 30 ragazzini, una decina di professionisti in una nuova opera contemporanea. Che la nostra Aurora, che è molto preparata, ha detto proprio questo, quindi non ci siamo fatti mancare nulla in questo collegamento, e saremo lì il 29 di giugno, certo, per l'arte di ascoltare i battiti del cuore al Teatro Elfo Puccini. Grazie Fred mille. Sant'Ambrogio, in bocca al lupo, e complimenti per questa bellissima rappresentazione teatrale. Bene. Che bello. Tra poco. Momento... particolare. Suspense, torniamo dopo la pubblicità. Suspense. Cara Aurora, di cosa parliamo adesso? Fai tu, scegli tu, chiama qualcuno e parliamo di qualcosa. Allora, a me va di parlare di un argomento che interessa tutti, perché tutti noi siamo stati bambini e un po' lo saremo sempre. Ma è tuttora. Certo, quindi parliamo dei giocattoli, e lo facciamo con un collezionista che è già stato ospite da noi e adesso ha una novità da presentarci, quindi benvenuto Federico Ghiso. Ciao Federico. Ciao a tutti, buongiorno, grazie ancora per l'accoglienza, sono molto contento di essere qua con voi. Anche noi, è sempre un piacere averti con noi. Noi ti abbiamo lasciato ad aprile con la presentazione del tuo libro Toy Stellers, e invece ti ritroviamo adesso con una mostra che in realtà è la prosecuzione naturale di quello che è il tuo lavoro. Raccontaci un po' tu. Sì, tra l'altro nel collegamento precedente, quello che abbiamo fatto la scorsa volta per il libro, attorno a me c'erano tutti i giocattoli. Sì. È vero, e giustamente adesso non ci sono più.
ero circondato proprio da giocattoli, non li vedete, uno perché c'è caldo a Roma, per cui li tolgo un pochino dal piano alto della soffitta e li metto al fresco. Due perché sono invece al Museo Wow di Milano, allo Spazio Fumetto, e quindi lì si trovano non solo al fresco, ma si trovano in mezzo a tantissimi altre esposizioni, per cui ad esempio c'è la mostra di Oscar, e insieme alla mostra di Oscar c'è la mostra dei ritratti che io ho fatto ai giocattoli con l'intelligenza artificiale, dove li ho resi col volto di bambini, perché mi piace pensare che quando noi giochiamo con i nostri giocattoli torniamo bambini noi, ma un po' lo tornano anche loro. Eh sì, poi verrà dato un posto d'onore per Barbie, che con i suoi 65 anni ha catalizzato un po' tutte le feste, tutte le mostre, tutto quanto, e quindi anche per Storytellers Forever Young ci sarà spazio per Barbie, ma anche per Superman in versione bambino, che verrà donato in esclusiva a Wow Spazio Fumetto, e poi tutti i ritratti stampati su gomma, che è la stessa materia del volto dei giocattoli. Eccolo qui il piccolo Clark Kent, no, non è Clark Kent, c'è cioè Superman, sì, però è come dire, Clark Kent vestito da Superman, da Superman. Ecco, diciamo così. Sì, 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 diciamo è Superman che assomiglia molto a Christopher Reeve, quindi sì. Diciamo nei prompt di ricerca che ho dato all'intelligenza artificiale, poi con vari interventi artistici, c'è stato proprio quello di ricercare quella che fosse l'espressione più vicina a Christopher Reeve, perché di fatto è il primo Superman della mia infanzia cinematografico, e quindi a lui che, diciamo, sono legate le mie emozioni e quelle delle mie generazioni. Ovviamente verrà donato, per cui, diciamo, oltre a rimanere per 3 mesi la mostra, quindi come ringraziamento, pensavo anche di lasciare un cadeau, e quindi il quadro di Superman verrà, che bello, verrà donato. Perché noi più anzianotti siamo legati a Michael Keaton come Bruce Wayne, a Christopher Reeve come Superman, e voi che siete più giovani invece, cara Aurora, ne avete altri che neanche conosco. Però questo Batman non è Michael Keaton, questo è un Batman diverso. Bravissimo. Prego. Ti dico di più, perché questo è Adam West. Ah, il primo ancora, è il Batman della serie. È il primissimo in assoluto, è quello della serie del 1966. Infatti si chiama quest'opera Batman 66. Sì, proprio per riferimento al Batman che era in voga in quell'anno. Sì, con le scritte SBAM, SDANG, STUNK, quando si picchiavano, sì, c'erano, certo, le scritte, era meraviglioso, va bene. Ma è molto, è davvero particolare guarda, scelta. Prego. Sì. No, dicevo, guarda, l'altra cosa molto interessante e che ha avuto un riscontro molto positivo durante l'inaugurazione è il fatto che i ritratti sono stampati su gomma. Esatto. Ed è un materiale veramente che mi ha fatto impazzire, nel senso che è un materiale termosensibile, e quindi cambia col caldo e col freddo, cambia la sua stesura, e quindi a volte si piega, a volte piglia delle forme strane, quindi è estremamente mutevole ed è molto difficile tenerlo in tensione. Invece abbiamo trovato un metodo, quindi devo dire è stata una ricerca che mi ha portato comunque a essere molto felice alla fine, dove con degli interventi, con degli smalti bianchi, degli smalti particolari, poi uno in particolare bianco che fa da spessore, c'è un 4 mm di smalto che permettono al materiale di non avere le proprietà della gomma, ma di avere quelle dello smalto, e quindi questo gli permette di essere attaccato, gli permette di essere esteso e gli permette di non essere termosensibile. Quindi sono estremamente soddisfatto perché ho finalmente raggiunto il risultato che volevo, ma anche in termini di storytelling è ciò che volevo raccontare, proprio perché, come avete detto voi, i giocattoli sono fatti di gomma e ci tenevo che fossero stesi anche nel loro ritratto su un materiale che fosse parte del loro DNA. Sì, è stata una battaglia che mi ha dato grande soddisfazione. Poi non ci sono solo Superman, Batman, ci sono pure, scusa, Barbie, Hulk, Muhammad Ali della Mego, Mister Muscolo della Herbert, Big Jim, c'è pure Big Jim, ce ne sono tanti, quindi prima o poi, ecco Hulk, giovane Hulk, ecco, qui era quando era magrudino, poi si arrabbia. E diventa un po' più. Okay. La Barbie è particolare. La Barbie anziana? Sì, è il contrario. Sì. Allora, bravissimi, perché Barbie, diciamo, l'esercizio che ho fatto, quindi oltre a una Barbie ringiovanita, però quest'anno c'erano le celebrazioni del suo 65esimo compleanno, e quindi sentivo la necessità di scardinare quello che fosse il tabù dell'età per Barbie,
perché Barbie ha superato qualsiasi genere di tabù, ha superato qualsiasi forma di inclusione, diversity, inclusion, ma non ha mai superato quello che è il tabù del tempo. Quindi esistono Barbie capaci di affrontare qualsiasi tema, ma non il tempo. E allora una Barbie invecchiata mi sembrava un modo interessante per celebrare i suoi segni del tempo, che evidentemente ci sono, anche se si riporta benissimo. Eh sì, la Barbie 65enne, ecco, possiamo dire, quindi... Sì. Una bellissima donna Barbie sì, 65. Sì, e poi c'è un'altra versione, non so se ce l'avete da mostrare, dove invece di anni ne ha 82, perché Barbie quando è nata aveva 17 anni e quindi facendo i calcoli, essendo passati i 65 anni dalla sua nascita, 62 sì. Diventa 17 più 65 diventa 82, e quindi quella in basso a destra come sarebbe Barbie veramente se avesse 82 anni. Quando compirà 100 questo quadro anni, come la rappresentiamo da verità però questo all'oggetto stesso. Che poi bisogna farti i complimenti, perché comunque con questa mostra tu hai portato quelli che sono oggetti, magari ricordi di infanzia come i giocattoli, li hai trasformati in opere d'arte. Ricordano un po' le esposizioni, a me ricordano un po' le esposizioni della pop art, questi colori, anche le forme, quindi davvero molto bello. E tra l'altro, visto che ci ricolleghiamo al libro, ricordiamo ai nostri amici a casa che nella libreria dello Wow Spazio Fumetto si potrà anche acquistare il tuo libro, per chi fosse interessato, Toy Stellers, appunto lo troverete lì, insomma, mostra e poi acquisto del libro. Ancora un paio di copie, ne sono rimaste veramente poche, non penso di ristamparlo, e quindi sono le ultime, ecco, quindi... Ottimo, allora affrettatevi, mi raccomando. Fino alla ristampa, e fino all'8 settembre, Toy Stellers Forever Young, Museo del Fumetto di Milano, con Federico Ghiso, tanti giocattoli, tante curiosità per grandi e piccini, lo possiamo dire. Prima per i grandi in questo momento, perché è proprio una cosa che riguarda il nostro passato sempre presente però nei nostri cuori. Ciao Federico, alla prossima! Grazie mille. Grazie mille a te. Mi è venuto un po' di fame adesso con tutti questi giocattoli, queste cose. Quindi Festival della Carbonara 28, 29, 30 bello. Giugno a Cinisello Balsamo. Il Festival della Carbonara tornerà a Cinisello Balsamo. Questo evento di street food si svolgerà nella piazza Gramsci per 3 giorni consecutivi, offrendo un'esperienza indimenticabile a tutti gli amanti della cultura e del cibo romano. E io già mi sono commosso perché vedo anche la porchetta lì. Mamma mia, ce n'è per tutti, ragazzi. Poi la carbonara, come si fa a dire di no alla carbonara? Non si può. Vuoi fare tu un altro? Benissimo, allora io vi consiglio Salò in Musica, 4 luglio, 1 agosto e 5 settembre, con l'arrivo dell'estate 2024. Anche quest'anno il comune di Salò, in provincia di Brescia, naturalmente dedica alcune serate all'insegna dell'intrattenimento e dello shopping fra le vie del paese all'evento Salò in Musica. I giovedì in musica di Salò stanno tornando. Tutti i primi giovedì del mese la città diventa il palcoscenico di serate estive magiche all'insegna di tanta musica dal vivo, con i locali di Salò ad accogliervi, shopping serale e spettacolo pirotecnico. Ecco la locandina, insomma, davvero un evento imperdibile. Fino al 5 luglio si terrà la 4ª edizione di Nuove Esplosioni Festival in Val d'Arda, in provincia di Piacenza. Teatro, musica, spettacoli di realtà aumentata, performance urbane collettive, workshop internazionali in 6 comuni. Molto interessanti le proposte nel programma del festival di quest'anno, che si è fatto più grande e più ricco, dalla stand-up comedy con Sandro Cappai al teatro virtuale con visori di realtà aumentata, grandi nomi del panorama nazionale, come detto, workshop e tante cose, tra cui la battaglia dei cuscini per 1000 persone. Stupendo! 1000 cuscini. No, bellissimo! La più grande mai vista, è anche uno spettacolo onirico Dream, dove il sogno diventa collettivo, in cui migliaia di persone vivranno un'esperienza straordinaria in piazza. Ma stai attenta che ti lancio una cuscina. Io, i cuscinate è bellissimo, il gioco preferito da sempre. Prossima puntata con i cuscini ci presentiamo. Vado io? Vai tu. Il comune di Bobbio si prepara per presentare l'edizione 2024 del Palio delle Contrade, che si terrà nei giorni 29 e 30 di giugno, con un programma ricco per tutti i partecipanti. A Bobbio comincia a sentirsi aria di sfida in questa storica contrada, dove non potranno mancare sfilate in abiti tipici. C'è pure, vedi quello che suona. Beh,
Benissimo, invece un ultimo consiglio per gli amanti del teatro. Ah. Abbiamo tempo? Lo possiamo dare? L'ultimo. Velocissimo, allora, giovedì 27 giugno, Note a margine, uno spettacolo bellissimo perché la cerimonia funebre diviene un'ultima tragica commedia della vita, quindi un'esorcizzazione di un momento sicuramente triste. Nella sala grande del Teatro Franco Parenti, Note a margine, una tragicommedia sulla morte, il lutto e i diversi modi di reagire di chi resta, che vi aspetta il 27 giugno direi al Teatro Franco Parenti. Per chiudere la puntata, chiudiamo in bella... È giusto parlare anche prima di questo. Prima o poi capita a tutti, più tardi possibile. Più tardi possibile. Grazie Aurora! Grazie Luciano e grazie naturalmente alla regia di Ambra Fietta e tutti voi per averci seguito. Ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima!